Buonasera o buongiorno, in questo caso è sera, però essendo un video registrato, buon quel che volete nel momento della giornata in cui, o della serata vedrete questo video. Allora, io sono Donatella Bartolomei e sono qui per presentare due corsi che sto lanciando per corsi nel cassetto. Stiamo parlando di corsi, due corsi online che partiranno entrambi ad inizio di aprile, poi vi darò dei dettagli maggiori, ma comunque troverete poi link di seguito, eccetera, eccetera. Le cui iscrizioni si chiudono, sono entro, da farsi entro fine marzo. Siamo nel 2023, perché poi questi video restano, quindi uno magari lo vede fra un anno. E questi corsi non hanno luogo, quantomeno non nello stesso identico periodo. Allora, intanto io ho questi video poi di presentazione di corsi o seminari o altro, li lascio sempre sul mio canale YouTube, proprio per il fatto che poi non si sa mai, nel senso sono sempre lavori che io vado a riproporre, a ripresentare, che propongo in diverse versioni, quindi possono servire comunque da descrizione anche per lavori futuri. Però questa sera mi voglio concentrare su questi in particolare. Allora, i due corsi sono corsi online e sono organizzati dalla Fondazione per Leggere per il ciclo di corsi nel cassetto. Per chi non lo sapesse, si tratta di corsi che vengono proposti in presenza tramite le biblioteche di una certa area, diciamo, della provincia di Milano, certe aree della provincia di Milano e corsi online ovviamente sono accessibili a tutti, quindi non dovendosi recare gli iscritti di persona, diciamo, si può accedere da qualsiasi luogo. Con me alle mie spalle intravedete Derek, ecco che se la dorme, e mentre lui se la dorme, io cerco di spiegare nel modo più semplice possibile a chi fosse interessato ad avere appunto una presentazione o maggiori spiegazioni in merito. Dunque, se mi vedete col telefonino in mano, perché accedo alla descrizione senza utilizzare il computer, non mi sto facendo i fattacci miei. Il primo dei corsi di cui voglio parlare è I Tarocchi Creativi, corso che io ho già proposto e realizzato nella precedente stagione di Corsi nel Cassetto. È un corso online che ha già avuto luogo. Lo ripropongo e mi auguro che vada nuovamente in porto. Dunque, ecco, speravo che mi aprisse la pagina, bello della diretta, lo dico sempre. Ok, sta aprendo la pagina. Allora, i tarocchi creativi. Dunque, è un corso, tra l'altro, che io propongo anche in presenza, proprio in tempi recenti, anche presso l'Istituto Brera di Novara. Ovviamente quello è un corso che ha connotati diversi, essendo in presenza, essendo di persona. Ma per quel corso e quei corsi farò un altro video apposito. Questo è specifico per i corsi nel cassetto. Dunque, intanto do due dati pratici. Dunque, le iscrizioni possono avere luogo entro il 28 marzo, anche se la fondazione, se si avvicini a raggiungere il numero minimo di iscritti, perché c'è un numero minimo richiesto, potrebbe spostare, fare slittare l'iscrizione di una settimana per dare l'opportunità di iscriversi a tutti quanti. Quello ancora non si sa. E il corso partirà il 4 aprile online tramite la piattaforma di Telegram. Telegram, si può usare anche attraverso il web, anche attraverso il computer, quindi non è indispensabile utilizzarlo con il telefonino cellulare. Che cos'è i Tarocchi Creativi? Allora, i Tarocchi Creativi è un lavoro che io svolgo già da lungo tempo. E che non è, intanto voglio dire subito quello che non è, perché mi piace sfatare dei miti che trovo assolutamente da sfatare, che sono: non è un corso per imparare a leggere il futuro o per diventare delle fattucchiere provette. Ecco, il lavoro sui tarocchi che io propongo, che sia online o sia in presenza, è un lavoro di ricerca interiore, un lavoro su di sé. Io sono un amante assolutamente appassionata del grandissimo lavoro di Alejandro Jodorowsky, non soltanto sui tarocchi, ma in particolare di questo parliamo, quindi parliamo di tarocchi di Marsiglia restaurati,
che appunto vengono presentati da Jodorowsky. Infatti io invito tutti quanti a seguire i corsi di tarocchi gratuiti che si trovano online di Jodorowsky e che sono eccezionali. Ma io non voglio fare la portavoce di un maestro che non ha assolutamente bisogno di portavoce. Il mio lavoro non è solo su questo. Io parlo anche di altri tipi di carte, lavoro anche in un modo mio personalizzato, visto che io approccio il discorso delle carte sin da quando ero bambina, e quindi ho un mio modo di porre la questione personale e mi piace proporre questo corso come lavoro su di sé. Il lavoro sui tarocchi, i tarocchi sono fondamentalmente degli archetipi. E attraverso di essi noi possiamo sondare il nostro inconscio e possiamo davvero fare un grande percorso nell'animo umano. Non pretendo in un corso breve online, ora non voglio avere pretese di stravolgere in senso buono, ovviamente, di cambiare la vita a nessuno, però è chiaro che è un lavoro che apre delle porte, dei veri e propri portali dentro di noi che sono affascinanti. La scorsa edizione è stata bellissima, infatti abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro. Si leggono i tarocchi, certo, non si predice il futuro. Perché non si predice il futuro? Perché è fondamentalmente un qualcosa di, dal mio punto di vista, non è solo mio, però qui parlo del mio, dal mio punto di vista è qualcosa di assolutamente deleterio e negativo. Al di là che si creda o no che sia possibile predire il futuro. Predire il futuro vuol dire in qualche modo segnare il futuro, significa in qualche modo influenzare l'altro, significa in qualche modo influenzare anche se stessi nel momento in cui pensiamo che lo possiamo modificare. Quindi è qualcosa che non ha assolutamente nessun senso. L'approccio che viene proposto è un approccio per comprendere noi stessi e decidere poi cosa mettere nel proprio futuro, che è ben diverso che andare a predire il futuro, incontrerai o non incontrerai. Ecco. Quindi non sarà un approccio di quel tipo. Io, tra l'altro, sono assolutamente contraria a chi si fa leggere le carte a pagamento, a chi appunto ha un approccio. Così, di ottava bassa mi viene da dire appunto sulle carte. Le carte possono essere lette da tutti, non deve arrivare la persona che chissà quale aura magica si porta attorno a sé ed è importante che ognuno impari con se stesso e non c'è una regola. Io non insegno come si legge, non so, gli arcani maggiori, come si legge il carro, come si legge il matto. Come si legge la papessa, non c'è un modo. Ecco, noi dobbiamo guardare questi gli arcani sono fondamentalmente uno specchio di noi stessi, uno specchio dell'umanità, uno specchio del mondo e dell'universo. E quindi noi entriamo nell'analisi di essi con una capacità intuitiva che andiamo a sviluppare. Non aggiungo altro perché raccontarlo così può voler dire tutto e per chi non se ne intende può non voler dire neanche niente. Io resto a disposizione per domande, eccetera, anche telefonicamente, anche in videoconferenza. Quindi sappiate che io sono sempre a disposizione per spiegare meglio quelle che sono le mie proposte. Certamente posso dire che c'è un ambiente molto gradevole. Il corso precedente che abbiamo fatto online è stato proprio molto salottiero. Ecco, non è un qualcosa di accademico dove io mi pongo dall'alto in una posizione, la maestra che porta necessariamente questa o quest'altra spiegazione. Certamente io porto la mia esperienza, insegno delle cose e faccio delle proposte e facciamo un sacco di esercizi anche a casa, però è chiaro che c'è un ambiente, diciamo, salottiero, nel senso che ci confrontiamo, ci facciamo delle letture reciprocamente. Insomma, è un lavoro. È un percorso tutto da scoprire. Dati pratici su questo corso, ora sto vedendo se no, vi ho già dato l'essenziale, poi è chiaro che metterò il link su cui trovate tutte le informazioni da corsi nel cassetto e potete poi chiedere anche direttamente alla sottoscritta. Passiamo ora all'altro corso che vado a proporre per questa edizione primaverile del 2023. Di corsi nel cassetto, che è un corso per me nuovo, nel senso che i corsi sui tarocchi, i lavori sui tarocchi, io ripeto, li faccio da tanti anni e in varie versioni, li propongo in varie versioni, mentre invece questo è completamente nuovo.
Si intitola Come creare il proprio successo e ho dato come sottotitolo legge di assunzione e lavoro su di sé. Anche qui metterò il link per andare a leggere la spiegazione che viene proposta dal sito di Corsi del Cassetto. Ed è nuovo semplicemente per un fatto, perché è un corso sempre online, sempre su Telegram, ha dati importanti. Per questo l'iscrizione va un pochino più avanti, ci si può iscrivere entro il 5 di aprile 2023 e il corso inizierà il 12 aprile 2023, a meno che, come è già successo in vari casi, non slitti di una settimana per dare la possibilità che vada appunto in porto. Allora, cosa dire? Questo corso è nuovo. Perché è nuovo? Perché porto a fare un lavoro che io già metto nei miei corsi. Ricordo a chi non mi conosce che io mi occupo, vabbè, io sono cantante, attrice, insegnante di canto, insegnante di recitazione, come diciamo presentazione standardizzata. Poi in realtà io propongo un sacco di percorsi e anche del mio percorso artistico che non riguarda l'insegnamento, che è tutto di lavoro su di sé, di sperimentazione, di ricerca, in cui il linguaggio artistico e creativo viene utilizzato, passatemi questo termine, al fine di una ricerca evolutiva. Questo corso è nuovo perché io ho fatto e faccio un sacco di corsi in cui metto questi contenuti attraverso il teatro, attraverso la voce, attraverso la sperimentazione vocale, teatrale, artistica, sonora e compagnia, ma non mi è mai capitato di andare diretta su questi argomenti senza passare attraverso il linguaggio artistico, che è quello che mi è più congeniale. Allora ho detto, ma perché non proporre un corso online in cui ci portiamo immediatamente su certi contenuti anche per chi non fosse interessato o interessata necessariamente a passare attraverso, a utilizzare un linguaggio artistico. Ecco. Vi leggo due righe della presentazione mia perché possono essere più chiare, se riesco, perché è veramente scritto in piccolissimo, scusate se leggessi male, ma devo continuamente scorrere. Ho creato questo corso prendendo spunto da molti altri miei percorsi didattici, creativi ed artistici, come ho detto, dal teatro, la sperimentazione vocale, eccetera, eccetera. L'arte, fondamentalmente, è il concetto di arte che cura. Ecco. In tutti questi percorsi si lavora su di sé e si dovrebbe prendere coscienza della propria capacità creativa nella realtà. E allora ho deciso di dare vita a un corso che puntasse dritto a questo obiettivo, senza necessariamente passare dal teatro, dall'arte o da altri mezzi espressivi. È rivolto a tutti coloro i quali desiderano essere protagonisti della propria vita, a quanti desiderano creare il proprio successo, abbandonando preconcetti e pregiudizi di sorta a cui tutti, e sottolineo tutti, siamo abituati. Il percorso è consigliato a chi desidera iniziare un lavoro su di sé, lasciando sempre la mente aperta per avere un approccio nuovo e più creativo verso la vita e non passivo e vittimistico, perché non serve assolutamente a nulla. Il corso è breve ed è quindi da considerarsi un inizio vissuto in modo divertente, entusiasmante ed affascinante verso un possibile risveglio di sé. Ecco, e poi cosa importante, lavoreremo sulla legge di assunzione, che per chi non lo sa è un concetto molto simile alla legge di attrazione di cui si parla e anche straparla, mi viene da dire, non assolutamente identico, ma per farvi capire, similare, la sto dicendo proprio banale, per farmi capire da chi non è avvezzo a questo termine. Lavoreremo sull'autosservazione e sul renderci il più possibile liberi da influenze esterne e preconcetti. Sarà in ogni caso un percorso di conoscenza e crescita e ci farà connettere con persone che hanno gli stessi nostri obiettivi, che questo non è di poca importanza. Poi c'è una descrizione del programma. Io mi rifaccio a grandi maestri. Ripeto, Jodorowsky, Lorenzo Stuni,
grandissimo maestro, creatore del biodramma, della mirror therapy, di numerosissimi sistemi simbolici, eccetera, eccetera, a tutti coloro che uniscono l'arte al lavoro su di sé, di crescita personale. Ora non vi sto a citare infiniti nomi, ma il concetto è che andiamo a fare un corso online in cui cerchiamo di aprire la nostra visione di noi stessi, del mondo e della vita, senza nessunissima pretesa, e questo lo sottolineo 10 milioni di volte, senza nessuna pretesa di fare la guru o la maestra di vita che ha capito tutto del mondo, perché non, assolutamente non mi piace questo tipo di atteggiamento, trovo che non sia onesto e realistico. Io sono alla ricerca come ognuno di noi è alla ricerca e mi piace nel mio piccolo mettere a disposizione quello che ho scoperto e quello che mi ha entusiasmato e mi entusiasma e quindi condividerlo con sicuramente sapienza e consapevolezza di tutta una serie di cose, perché altrimenti non proporrei un corso. Però in modo anche qui un salotto. Sarà anche questo un salotto, come mi dicevano gli allievi di altri corsi che ho fatto online. Sembra di stare insieme in una stanza, non sembra di essere davanti a un computer. Ecco, cerchiamo empatia, cerchiamo legami, cerchiamo umanità. Parleremo ovviamente della teoria di Nevi Goddard, fra i più. Ecco, non l'ho citato e non citavo colui che parla proprio di legge di assunzione, perdonatemi. Sto andando a braccio, quindi non ho appunti e così, e parlo in modo assolutamente libero come una chiacchiera. Parleremo molto della teoria di Nevi Goddard, ma non solo, ripeto, ma non aggiungo altro, anche perché, ribadisco, questi video devono essere degli spunti, se poi sono troppo lunghi va a finire che la gente non mi ascolta e già io li faccio lunghi di mio, lo so. Quindi resto a disposizione per tutti coloro che volessero poi farmi delle domande. Metto i link di Corsi nel Cassetto. L'iscrizione avviene assolutamente tramite Corsi nel Cassetto e la Fondazione per Leggere, non tramite me, ma metto il mio recapito, i miei recapiti, mail e telefono, proprio perché per chi volesse qualsiasi informazione dettagliata sono a disposizione. Sono a disposizione anche dopo queste date, che i corsi partano o non dovessero partire, e sono sempre delle proposte che vanno ritenute valide da parte mia anche in diversi ambiti, anche in presenza e anche proposte da me in futuro in altre occasioni, o riproposte per Corsi nel Cassetto per altre edizioni. Quindi questo video resta e i concetti restano validi. Io ringrazio chiunque abbia avuto la pazienza di seguirmi in questo. Per me breve, ma in fondo anche non brevissima presentazione, e resto a vostra disposizione. Quindi, grazie, grazie, grazie.